che Insigne con il destro, quella prima posizione da mancino, parte Goulam, palla che scende fuori di pochissimo, Hart forse non ci sarebbe arrivato. No, una gran punizione questa da parte sua, forse mancava un po' di forza, andiamo a rivederla adesso da dietro. Comunque calciata molto bene, Hart probabilmente non ci sarebbe arrivato perché arriva con un attimo di ritardo, la palla era indirizzata per Goulam. Andiamo per Cagliacon, posizione regolare, mette in mezzo ancora lui, Dries Mertens, Napoli 1 Torino 0, dopo la tripletta mette un'altra firma e sono 7 in questo campionato. Ma che palla nel mezzo, Torino che non è riuscito a chiudere. No, c'era già stato nell'azione precedente il segnale che il Toro poteva subire gol. Qui andiamo a rivedere l'azione, molto bravo, rientra dal fuorigioco Cagliacon, mette la palla in mezzo e Dries Mertens entra con i tempi giusti anticipando il suo diretto avversario. Calcia di controbalzo, non era facile, è vero che la palla era centrale ma troppo vicino e in questo caso Hart non può farci assolutamente nulla. Quasi un no look il suo tiro, guardava quasi dall'altra parte Mertens, poi ha calciato senza neanche guardare, la porta sa dov'è. E comunque dopo la tripletta un altro gol di... Sì, perché c'è una sorta di pit stop fra Sarri e Isai, la posizione del giocatore non è quella che vorrebbe l'allenatore, lo vede un po' troppo arrecciato. Attenzione ancora Mertens in area di rigore, calcio di rigore, è andata a guadagnarsi anche il calcio di rigore qui in Genoa Barreca. Mertens gli ha preso lo spazio, le proteste di De Silvestri, rivedremo tutto, ma la sensazione dal vivo è che il rigore ci fosse. Ovviamente poi ci sarà il verdetto in studio con Callegari sui ospiti da parte di De Marco. Rivediamo. Qui Barreca non si è fermato, Massimo. Fallo sì, che mi sembra iniziato in area di rigore, non ci sono dubbi, non era fuori. È stato molto bravo Mertens a prendere posizione, nel momento in cui l'attaccante prende posizione, ossia lui è stato molto bravo, si è sfilato dal difensore centrale ed è andato a farsi marcare dal schetto. Lì siamo tra il centimetro e il centimetro e mezzo, parte Dries Mertens, Hart da una parte, il pallone dall'altra, Napoli 2, Toro 0, sempre lui, Dries Mertens, e sono 8 in questo campionato, ha battuto quello che ha fatto nel 15-16, nel 14-15, adesso c'è il suo record, 11 gol nella stagione 13-14, ma continuando così certamente ce la farà. Ma sicuramente, grandissima cattiveria dal punto di vista agonistico da parte sua, anche qui guarda Hart fino all'ultimo, poi aveva battezzato, deciso di calciare a rigore da quella parte, l'ha incrociato molto bene. E anche i tifosi di Hamsik, ce l'ha tatuato sì, ovviamente con i colori sulla guancia sinistra, si sta centrando molto. Adesso la palla profonda, Mertens la mette giù, c'è Cagliacon, il movimento di Mertens, prova Cagliacon, Hart, poi Mertens, posizione regolare, Mertens sulla linea, ancora Mertens, e sono di nuovo tre, e sono di nuovo tre, tripletta per Mertens, questa volta in 22 minuti, strepitoso, grande tiro di Cagliacon, Hart ha fatto un miracolo, poi il salvataggio sulla linea, ma questo Mertens non lo fermi più. Incredibile perché è stato bravissimo ad attaccare di nuovo la porta, ha valutato bene l'azione del compagno, adesso andremo a rivederlo immediatamente, ha valutato bene l'azione del compagno e poi è andato ad attaccare la porta, ha fintato di calciare, mentre qui rivediamo il tiro di Cagliacon, posizione regolare, posizione regolarissima in partenza, bravissimo arriva ad intervenire, finta di calciare, rientra, intervento del giocatore del Rossettini ha fatto sulla linea, incredibile. Qui lo rivediamo, Rossettini rientra, lui è di punta, riesce ad infilare la palla anticipando tutti praticamente. Bello questo replay, bellissimo, con Moretti e De Silvestri, anche con lo sguardo, col ghigno dei due difensori che hanno provato a far tutto. Mertens però ha una cattiveria in questo momento proprio agonistica, esatto, una voglia di fare gol incredibile, si percepisce dal campo. Kirikesh, l'idea ancora per Hamsik, subito il pallone pulito per Gilinski, ritorno Insigne, dal rigore Insigne, le finte, prova la botta, Hart ci mette le manone e salva il 4-0, ci ha provato Lorenzo Insigne. Si sta abbassando molto la linea difensiva del Torino e purtroppo abbassandosi molto dalla possibilità, mentre qui rivediamo il tiro di Insigne che aveva incrociato bene Hart. Apre primo degli avversari, Jorginho dentro per Insigne, buona l'idea al volo, esterno della rete. Sembra tutto troppo facile per il Napoli perché trova delle soluzioni, delle giocate incredibili. L'idea per Cagliacon, dalla parte opposta, Cagliacon fuori di pochissimo, ha avuto coraggio, non fortuna. È stato di nuovo un'ottima caratteristiche offensive rispetto a Zappacosta. Benassi, Ljajic,
Ancora per Benassi che prova a buttarsi dentro, c'è Belotti da due passi, il Gallo, Belotti prova a riaprire la partita, Napoli 3, Torino 1, il Toro ha rialzato la testa, anzi con Belotti ha alzato la cresta e ha provato a rimettere le cose a posto almeno dal punto di vista psicologico. Per il risultato ci sarà ancora da lavorare, doppio rimpallo, c'è il Gallo Belotti che arriva e batte Reina, il Torino accorcia le distanze. È stata abbastanza fortunosa questa azione, però non è stata è stato fortunoso il modo nel quale è venuta, però l'idea è giusta, palla agli Aic per Falke al limite dell'area di rigore e poi Benassi si è inserito che ha anticipato netto da Kirikesh, lo scarico su Mertens, deve portare palla, punta Lukic, Mertens velocissimo, l'idea per Kaliekon, palla di ritorno, Kirikesh è andato a segnarsela lui, è partito dalla sua area di rigore, ha fatto l'uscita, è andato a chiudere il triangolo e l'ha messa dentro, il 4-1 Napoli, porta la firma di un difensore, Vlad Kirikesh, dopo il gol all'Empoli, questo gol al Torino, De Laurentiis abbozza, Napoli 4, Torino 1. Qui vediamo solo la fase finale dove Mertens dà il pallone sull'esterno a Kaliekon che rimette la palla in mezzo per Kirikesh che arriva sul secondo palo, ma è stata bellissima l'azione da parte del difensore del Napoli che è andato in anticipo sulla sua tre quarti per poi dare il pallone, scaricare il pallone nel centro e poi andare ad attaccare lo spazio e la profondità, si è fatto 50 metri di corsa per andare poi a concludere. La sua gioia, la sua esultanza. Devi probabilmente calciare proprio verso la porta gli Aic. Parte Ljajic con il destro, Reina e poi la palla rimane lì e c'è il gol del Torino con Rossettini che dovrebbe averla toccata più velocemente di tutti. Napoli 4, Torino 2, qui Reina non è riuscito a bloccare. No, credo sia stato, non voglio rivederla, ma incerto Reina perché era andato a bloccare il pallone che poi gli è scappato. E poi Rossettini è riuscito a calciare. Gli è rimasto lì il pallone, Reina forse guardava per un fuorigioco, eccolo qui, gli rimbalza praticamente sulla pancia, non aveva ancora poi la palla. Poi ha messo la mano sopra, stava cercando sul pallone. Di sarebbe da rivedere, ma comunque ha cercato di fermare il pallone. Per la ripartenza Napoli, c'è Mertens a destra, il pallone per Mertens, di nuovo per Hamsik, Hamsik, salta Art, arriva Mertens! Hamsik forse era in fuorigioco, si gioca ancora però sulla riga, ancora Rossettini, è il secondo salvataggio sulla riga, nel primo caso Mertens aveva ribadito in rete nell'occasione del 3-0, qui efficace Rossettini con la posizione di Hamsik che era dubbia, ma si gioca ancora, Kaliekon per Mertens, si libera, Mertens, pallonetto, pallonetto strepitoso per il poker di Dries Mertens, tutti in piedi al San Paolo, tutti in piedi. Ma direi tutti in piedi perché ha fatto una cosa veramente incredibile, straordinaria, c'era stata un'azione tambureggiante del Napoli che è rimasto in attacco finché la palla non è arrivata a lui, in questo momento è veramente in un momento straordinario, cioè non ci sono parole, nel senso che ha fatto un gol incredibile, l'aveva pensato dentro la testa, si è girato di spalle alla porta, ha pensato dove mettere il pallone, gli è arrivato, l'ha messo sul secondo palo con un pallonetto incredibile, eccolo lì, ha calciato proprio per mettere la palla lì, per metterla lì. Senti San Paolo, trema tutto Massimo, trema tutto, ma è giusto così, tutti in piedi. Dries Mertens l'aveva detto a Sarri, a Cagliari, non togliermeli. Sarri ha chiesto perché non ti devo togliere, perché ne volevo fare quattro. Calcio di rigore per il Torino, per l'intervento su Rossettini probabilmente, ci ha pensato Doveri, deve essere arrivata una comunicazione o dall'assistente o ci ha pensato lui, vanno a chiedere spiegazioni, andiamo a rivedere. Il tentativo di colpo di tacco ha colpito Rossettini, non per questa spinta qua, ma per il colpo di... guarda. Che è stato il colpo di tacco. I fischi del San Paolo. Parte Iago Falke, palla all'incrocio, 5-3, partita che non finisce mai. Il Torino certamente con Iago Falke in campo ha cambiato un po' la storia di questa partita, anche se il Napoli rimane sempre un passo avanti, e per Iago Falke sono 8 gol in questa stagione, questo dal dischetto con la palla che va all'incrocio per il 5-3 al minuto 84. Si è calciato benissimo questo rigore da Iago Falke, non guarda neanche Pepe Reina, aveva già deciso di mettere lì il pallone.